Beh, in realtà sono due cose insieme, c'è la notte dei musei, che è una cosa tradizionale ormai europea, che è una cosa di cui si è occupato esclusivamente il comune di Genova con la struttura della cultura, e invece c'è i Rolly Days, che sono due, che in realtà la notte no, sono dalla mattina alla sera, sabato e domenica, che ormai è una tradizione, è diventata anche questa, e quest'anno con un po' di fatica, perché naturalmente in questa situazione di finanziamenti è sempre più difficile, però insomma siamo riusciti, grazie in particolare all'aiuto dell'STL che ci ha finanziato la parte principale, poi con un aiuto anche della Camera di Commercio e anche dei proprietari dei Rolly, che è una cosa molto simpatica, insomma è una classica collaborazione con i privati che ormai ha creato questa tradizione che funziona abbastanza, perché abbiamo visto l'anno scorso c'è stato un afflusso intorno ai 20.000 persone, quindi insomma è certamente un momento importante. Quest'anno, sempre per cercare di concentrare le risorse, abbiamo fatto in modo che coincidessero per l'appunto i Rolly Days con la notte dei musei ed anche con il compleanno di Palazzo Ducale di Porta Antica. Quindi noi abbiamo questa concentrazione di 2 giorni in cui succede di tutto a Genova, in pratica, cioè tutta una parte culturale, una parte leisure, una parte di un po' di festa, insomma cercando di mettere insieme le risorse, i mezzi, e insomma, per non farci travolgere dalla crisi, ecco, questo è un po' il concetto.